con Chain of Fools, di Aretha Franklin, Benedetta Giovannini. Cristina Scuccia. Che sfida, Ax, complimenti per il lavoro che hai svolto con tutte e due queste ragazze, il pubblico ha apprezzato moltissimo l'esibizione, mi sono concentrato anche nel vedere le due sfidanti mentre attendevano all'angolo e tutte e due stavano pregando, non soltanto quella che può sembrare più probabile, ma tutte e due stavano pregando in attesa di un verdetto che tra poco devo chiederti, Ax, e so che non sarà facile. Raffaella Benedetta con suo Cristina, insomma, dovrebbero passare tutte e due. Coincidenze. Allora, Benedetta ha cantato molto bene, questo tu lo sai perché
un artista è cosciente di come si è esibito. Certamente hai accanto una suorina che non è solo perché è suora, ma perché oggi mi ha spettinato, come dicono i miei compagni. E devo dire, siete tutte e due mingherline e siete tutta voce, quindi io, Benedetta, ti faccio tanti auguri per tutto e Suor Cristina, preghi per noi, grazie. Che ce n'è sempre bisogno. Assolutamente sì. Grazie. Sono stati giorni intensi nel preparare questo knockout, sia per Benedetta che per Suor Cristina. Suor Cristina, ma in convento che cosa le hanno detto in questi giorni di popolarità, diciamo? No, ballano tutti insieme a me. Ah sì? Sì, sì, sì. E cantiamo tutti insieme. Abbiamo visto anche le sorelle particolarmente agitate, tra l'altro c'è tuo fratello in mezzo alle sorelle che conosciamo per la prima volta. Ciao. Ciao, come si chiama? Salvatore. Salvatore, ciao, ciao. Chiedo un parere sulla vostra esibizione anche al coach Pelù. Con Benedetta ci conosciamo un po' di più perché lei viene dal mio team e sono molto contento che J-Ax l'abbia tenuta in gioco. All'inizio tu hai tirato fuori un timbro che io non ti avevo mai sentito, nemmeno quando eri insieme a me, però dopo la linea di testo successiva già sei salita di ottava. Peccato non aver paura anche te di sperimentare un po' di più. E lo stesso anche Suor Cristina. Ora, chiaramente, il pezzo di Mariah Carey era, forse portava ad essere un po' più virtuosi in alto. Brave comunque, bravissime tutte e due, davvero. Noemi, voglio un parere anche da te. Io penso che vocalmente queste due ragazze, queste due cantanti, siano molto brave, siano molto, molto toste e le canzoni che hanno scelto sono veramente perfette per loro, perché come diceva Piero, Benedetta ha tirato fuori questo lato virtuoso molto potente. E poi la canzone di Suor Cristina, Hero, poi il fatto che il testo è pesantuzzo di Hero, il fatto che venga qualcuno che ti salva. Beh, cantato da una suora, insomma, secondo me era tutto un mondo molto figo. Verdetto definitivo devo chiederlo a coach J-Ax. Entrambe sono state paradisiache nell'interpretazione sul ring. Purtroppo però J-Ax potrà sceglierne una sola. E so che non si tratta di un verdetto facile, perché con entrambe queste ragazze hai avuto un rapporto speciale. Con Suor Cristina l'amore è sbocciato alle Blind Auditions, come tutti ricordiamo. Con Benedetta Giovannini invece è sbocciato grazie a uno steal che tu hai sfruttato rimettendola in gioco. Oggi devi fare a meno di una di queste due. Allora, innanzitutto mi piace cominciare con una nota più leggera, nel senso, non so se vi siete accorti, ma per la prima volta ho sentito Raffaella Carrà usare il termine spettinato. Questo significa solo una cosa, Raffa. Raffa, ti stai lasciando contaminare dal fumo passivo della mia ignoranza. Stai attenta, ok? No, ma guarda che io sono abituata a essere spettinata da molti anni prima di te. Hai usato, non so, ma no, era troppo forte. Va bene, comunque grazie dell'influenza. Allora, wow, sfida. Hanno scelto un pezzo di una delle regine del soul, un'altra delle regine dell'R&B e si sono sfidate, sono due ragazze italiane con una storia diversissima tra di loro, sono riuscite entrambe a portare benissimo in TV dei pezzi così storici della storia della musica nera, tanto che sono convinto che avranno sicuramente cambiato la testa di qualche idiota razzista a casa che magari domani non sarà più razzista ma magari va a insegnare l'italiano ai figli degli immigrati. Da tanto avete cantato bene. Benedetta, mi ricordo che alle Blind ha portato un pezzo blues e si sono girati tutti, sei riuscita a far girare persino Noemi. Cioè, che far girare Noemi col blues è peggio che convincere Piero a mettersi le scarpe da tennis o di mangiare vegano, non lo so. Cioè, però è sempre tacco 12, eh? Sempre tacco 12. E Suor Cristina, farti sbagliare una nota è quasi impossibile, come tentare di convincere un 13enne cicciottello a fare il bagno senza maglietta. Cioè, è veramente difficile. E ora devo scegliere fra voi due. Io
scelgo sempre chi secondo me ha quell'immagine e quella voce e quel modo di porsi da proprio mosca bianca, fuori dal coro. Quindi con me porto avanti Suor Cristina. Suor Cristina Scuccia va avanti nella competizione, la ritroveremo ai live di The Voice con il suo coach. Vieni qua Cristina. Vorrei chiederti come prosegue comunque questo rapporto fra Diavolo e Acqua Santa che ha promesso bene nelle scorse puntate. Io sono davvero contenta per proprio questa cosa, è proprio bellissima perché è proprio l'opposto che si completa, no? E quindi grazie J-Ax. Grazie a te. Se vuoi puoi naturalmente salutarlo, continua la tua avventura insieme a J-Ax. Grazie a te, brava, Poi ci hai contato bene. Vai a salutare le ragazze che sono lì che ti aspettano. Suor Cristina continua il suo cammino a The Voice.